sia stato importante affrontare questo primo consiglio con questo progetto di legge, anche perché nessuno deve dimenticarsi come ha chiuso la propria relazione al Fondo Monetario, dove ha detto: se pensate che l'uscita dalla blacklist sia sufficiente per rilanciare la vostra economia, voi vi sbagliate, perché la strada è lunga e occorre ben altro per rilanciare la nostra economia. L'uscita dalla blacklist, sulla quale stiamo lavorando, su cui aspettiamo giorni per gli ultimi passaggi della ratifica al Senato e poi per la fase finale amministrativa dell'uscita materiale del decreto, non impone a non considerare le difficoltà che un'impresa oggi deve scegliere per avviarsi alla sua attività e deve creare le condizioni perché possa scegliere di fare economia a San Marino. L'uscita dalla blacklist è una precondizione, è togliere un ostacolo, ma non è il rilancio dell'economia. Il rilancio dell'economia richiede delle condizioni oggi come oggi. E quindi con questo decreto abbiamo cominciato a dare delle risposte. Le ha elencate il segretario in termini di possibilità, perché quando l'economia non lo si fa il legislatore, l'economia la può fare soltanto l'imprenditore e chi vuol fare impresa. La politica deve essere in grado di mettere a disposizione di chi vuol fare impresa le condizioni perché sia stimolato a fare impresa, chi è in territorio o chi dall'esterno sceglie di fare impresa a San Marino piuttosto che ad un altro paese, perché un imprenditore che vuole investire ha di fronte a sé un mare di opportunità. Se non c'è un momento come questo dove tutti i paesi stanno facendo offerte competitive per insediare la propria attività nel loro paese. Gli ultimi dati indicano nel mondo dove, e solo in Europa, dove sono paesi che offrono condizioni. Le condizioni sono sempre le stesse: vantaggi, condizioni legati all'occupazione e questione fiscale favorevoli, cioè il terreno su cui si possono invidiare investimenti. Noi abbiamo cominciato, quando ci dicono tutto qui, no, è un primo passo. Nessuno ha pensato che questa legge fosse l'unico e finale passo. È un primo passo, le condizioni di competitività sono sì fiscali, ma sono anche tutte le altre che abbiamo sempre detto. Sburocratizzare, leggere più leggero il rapporto con la pubblica amministrazione, trovare le condizioni per le quali vi siano servizi, trovare le condizioni per le quali si possono anche scegliere di con San Marino come luogo per investimenti. Abbiamo indicato uno importante, quello di intervenire in materia giudiziaria per far sì che ci siano per le imprese in certi settori un regime giudiziario veloce. Credo che questo sia fondamentale per le scelte di dove investire in certi rapporti, se i rapporti, quando vi sono anche contenziosi, sono molto veloci. Non si fa una legge semplice, si vuole una legge costituzionale, come è fatto per i trust. E quindi l'esigenza è di cominciare. L'errore poteva essere, a nostro avviso, quello di dire: non partiamo finché non abbiamo tutto il quadro pronto. E allora abbiamo perso ulteriori mesi, abbiamo perso ulteriore tempo. L'idea è: mettiamo sul tavolo quello che è già pronto, quello che è già stato esaminato, è un primo passo in avanti. Lavoriamo oggi per gli altri passaggi, che sono quelli di una riforma in maniera più efficiente della pubblica amministrazione, secondo un progetto che è stato già avviato di riforma. Guardiamo i problemi delle licenze, della burocratizzazione, mettiamo a tavolo col tavolo di sviluppo quelle griglie necessarie. Questo è un altro passo importante, il consiglio, chi l'ha vissuto, perché a mio avviso, consentitemi, diciamo, alla stampa, un elemento. E perché c'è stato tanta opposizione a questa legge a un certo momento? Prima per esaltarla, poi per dire che non era sufficiente, prima per dire che è un passo falso. Io credo che l'opposizione ha perso un'occasione, quell'opposizione che voleva confrontarsi con questo progetto di legge. O perché eravamo proprio vicino all'inizio legislatura, o perché non vi erano questioni politiche sul tavolo che consentivano altri tipi di approccio. Questa legge era sui contenuti. E su questi contenuti io sono convinto che le forze politiche avrebbero potuto portare, e alcune forze le hanno portate, perché molti emendamenti li abbiamo anche accolti, in senso di confronto, o in tutto o in parte. Credo che c'era un'occasione per dire: queste sono le regole del gioco che valgono per queste maggioranze e per altre maggioranze. Sono le regole che valgono per il futuro nell'economia. Il superamento di spazi discrezionali, la griglia che vale per le imprese a prescindere da chi governa, la pubblica amministrazione che deve essere all'altezza di esaminare i progetti e quindi fa un passo in avanti. Questi sono tutti elementi positivi a mio avviso. Ora si torna al tavolo.
Io non vorrei che a quel tavolo trovassimo soltanto le categorie economiche, quelle sociali e quelle politiche di opposizione vanno sull'Argentino perché non vedono altri tipi di sbocchi. Rispondo della nostra prova di andare avanti, fatta questa prima legge, passare alla fase della comunicazione, far sapere che abbiamo fatto queste leggi, seguire le fasi dell'uscita della blacklist, andare avanti per gli altri aspetti di concorrenzialità per i mercati del lavoro, gli sgravi contributivi, una pubblica amministrazione capace di affrontare questa fase, il problema di rispondere anche a un'economia che sempre più richiede una conoscenza della lingua inglese, il sistema giudiziario, cioè avanti noi c'è un programma di cose da fare insieme a quel tavolo di sviluppo. Dire che questo è stato un passo troppo piccolo vuol dire sminuire un passaggio molto importante in avanti. Poi siamo i primi a dire è la prima fase, però su questa prima fase non abbiamo sentito tante contestazioni sui contenuti. Al massimo ho detto manca delle cose, ecco, su questo siamo pronti a discutere, ma sulle cose che abbiamo fatto, sui percorsi fatti, io credo che imprenditori in primis, ma anche le forze politiche non potranno di opposizione dire